Si è tenuta questa mattina ad Imperia in comune, una riunione operativa in vista delle vele d'epoca con il CIV di Borgo Marina e gli stabilimenti balneari. Gianmarco Coniglio, che cosa avete chiesto al sindaco Capacci? Quali sono le vostre prerogative, le vostre richieste in vista della manifestazione più attesa di tutto l'anno? Sì, abbiamo chiesto, è stata una riunione operativa principalmente per metterci d'accordo bene sulle dinamiche e sugli orari di apertura e chiusura della strada, sui passaggi del trenino e sulla possibilità o meno di rimuovere il cantiere in via Boene. Ci sono state date delle risposte soddisfacenti. E il sindaco ci ha informato che il temuto sciopero della Tradeco è stato scongiurato. Ne approfitto per ringraziare tutti i lavoratori della Tradeco che hanno dimostrato molto attaccamento a Borgo Marina e grande comprensione. Poi abbiamo discusso sulla movimentazione del trenino e sulle manifestazioni correlate alle vele d'epoca. Fra le iniziative abbiamo presentato al sindaco la maglietta di Borgo Marina che verrà data durante le vele d'epoca a supporto della borgata. Quindi avete chiesto comunque di, insomma, di togliere i container che ci sono al momento in via Boine per i lavori, no? Sì, come stabilimenti balneari avevamo già richiesto questa cosa. Il sindaco ha detto che verificava la possibilità, almeno per i giorni delle vele, di rimuovere i container, però non poteva ancora darci delle rassicurazioni perché doveva verificare se tecnicamente era